In provincia di Teramo due sono le ferite più profonde nel mondo dell'occupazione. Parliamo delle due vertenze relative alla Beta Fence di Tortoreto, in area di delocalizzazione, e alla TR di Colonnella, ormai dichiarata fallita. Nella prima vicenda, che tanto scalpore ha fatto anche a livello nazionale e che coinvolge 155 lavoratori, si apre uno spiraglio di rilancio. I sindacati sono però molto dubbiosi e diffidenti, come ci spiega Natascia Innamorati, neo segretaria generale dei metalmeccanici della CGIL di Teramo. Teramana, 35 anni, prima donna a rivestire questo ruolo. La proprietà dà delle garanzie di continuare, ma voi non ne siete tanto sicuri, tanto certi? Esattamente, durante il tavolo istituzionale convocato dal neo assessore Quaresimale ha comunicato la non volontà di delocalizzare il sito industriale di Tortoreto, anzi di potenziarlo sempre attraverso comunque degli esuberi. Questa comunicazione però di non volontà di delocalizzare di fatto ancora non arriva. Oggi è l'ultimo giorno utile per ratificare questa volontà di tornare indietro rispetto alla comunicazione repentina che arrivò il 29 di luglio, non solo i lavoratori ma anche i clienti, tanto decantata insomma dalla parte aziendale, che però ancora non arriva. E intanto i lavoratori dell'ATR invece che fine faranno? I lavoratori dell'ATR è il secondo segnale che noi stavamo attendendo questa settimana, è intervenuto il secondo fallimento, quindi se è vero insomma che c'è una notizia tra virgolette positiva, cioè quella di svincolarsi dalla zavorra della proprietà di Dimurro, di fatto adesso è necessaria come dire, una regia politica per istituire un tavolo affinché nuovi investitori possano realmente rilanciare un sito fondamentale per il territorio, oltre chiaramente a dare un futuro anche qui ai 150 lavoratrici e lavoratori che non vedono un euro da parecchi mesi.